Noi del blog Enigmi d'Arte siamo nati qui, a Mirandola, a settembre dell'anno scorso. È stata un'idea nata all'interno delle cose che si trovano in questi mercatini della domenica, e questo di Mirandola è particolarmente fornito e divertente. Quanto lo vende questo? Quello 50. Anche ci è piaciuto l'idea di omaggiare il grande Pico della Mirandola, uno dei più grandi umanisti. Aveva una memoria eccezionale. Si diceva di lui che sapeva i testi a memoria dopo averli letti una sola volta, ma anche all'incontrario. Questo è molto più ben finito. In bocca quel prezzo lì, poi tanto grazie per voi. Sì, un allevamento di somari in zona? Bello, bello Luigi, grazie per ora. Va bene, grazie, sei grande. Trovati gli asini a Sant'Agata. Ci troviamo a Mirandola, fuori dalla chiesa di San Francesco, che contiene il Pantheon della famiglia Pico, tra i quali il famoso, sapete, Pico della Mirandola. È importante questa chiesa perché non solo contiene questi sarcofagi importanti, ma perché uno specialmente è un capolavoro della scultura gotica. È di una grande qualità estetica e anche firmato, per di più. Firmato da Paolo di Iacomello, veneziano, delle Masegne. Il sarcofago che qui ci interessa contiene il corpo di prendiparte di Pico della Mirandola, che era un condottiero che governò questa città con suo fratello e morì alla fine del 300. Rappresenta sul fronte, oltre al defunto in armi, il Sant'Antonio Abate, una scena della crocifissione con la Madonna e San Giovanni Evangelista, e dall'altro lato uno stupendo San Cristoforo. Due sculture che tra l'altro rievocano le grandi sculture del Palazzo Ducale Venezia, essendo scolpite nell'angolo. Quello che a noi interessa è l'emblema che sta nel lato sinistro. Rappresenta un asino caduto o stanco sotto il peso della sua soma, del carico. Questo asino è particolarmente raffinato nell'esecuzione perché sia la coda che la zampa sono rappresentati in alto rilievo, cioè scolpiti anche dall'altro lato. E tiene un cartiglio, un girale, nel quale c'è scritto Ave Ven. La scrittura è molto chiara ed è molto leggibile a tutt'oggi. Ave come un saluto, anche se la V è doppia, e Ven, forse una dedica a qualcuno, scritto sempre con una doppia V. L'interesse di questo emblema o di questo motto è proprio nella sua enigmicità, nella difficoltà di capirne il senso. Perché in un sarcofago che dovrebbe glorificare il defunto viene rappresentato un asino, animale del quale spesso vengono decantate le lodi negative più che le positive, se non quella della pazienza? E poi perché quest'asino è caduto sotto il peso della sua soma? Io avrei due racconti, ovviamente precedenti al 1300, che potevano essere lo spunto che lo scultore ha realizzato su volontà della famiglia Pico. Uno proviene da una fiaba di Esopo che racconta di un asino che credeva di essere lui il centro dell'attenzione dei devoti perché trasportava sulla sua soma una statua di una dea, e il motto potrebbe essere non tibi sed religioni, ossia non a te ma alla religione. Che cosa non a te o alla religione? Cioè la devozione. La gente, quando vedeva passare la processione di quest'asino che sulla sua soma teneva la statua di Venere o di Diana, era devota e dava segni di entusiasmo religioso. L'asino pensavano che fossero per sé, invece erano per il suo carico. Questo potrebbe essere uno dei modi per affrontare l'enigma, perché se la scritta se ave è di saluto, Ven poteva essere Venere. Spesso la statua veniva anche confusa con la statua di Venere. La favola di Esopo, nella sua morale, dice: non sei tu il dio, asinello,
ma il Dio che tu porti. Dunque è interessante che questo asino caduto sotto la soma non porti nulla, ma porti forse un cuscino, forse un sacco, a rappresentare, a dire che quanto noi guardiamo di questo meraviglioso sarcofago non deve essere questo l'interesse, ma la religione che contiene, cioè la spiritualità che contiene. Non a caso al centro c'è una scena della crocifissione. La seconda storia che ci potrebbe aiutare è dall'asino d'oro di Apuleio, che tra l'altro vennero tradotti sia Esopo che Apuleio da Boccaccio proprio sulla metà del 300, dunque utili probabilmente a questa nobile aristocrazia colta che volle poi questi emblemi. Nell'asino d'oro di Apuleio si racconta di un uomo che inavvertitamente viene trasformato in asino e alla fine della sua vita da asino trasporterà una statua di Venere. E perché gli asini erano animali da fatica, da trasporto, e dunque veniva anche lui esaltato e acclamato come Venere, ma Venere era ciò che portava, non ciò che lui era. A leggere dunque questo sarcofago entriamo in una raffinata trasposizione di ciò che si vede e ciò che si deve sapere. Dunque si vede un sarcofago meraviglioso, ma ciò che si deve sapere è che non è per la scultura, ma per la religione, cioè per la fede, dunque per l'aldilà, per la resurrezione del nostro prendiparte di Paolo delle Masette. L'asina caduta o probabilmente stanca che sta nel sarcofago dei prendiparte di Paolo di Pico della Mirandola potrebbe avere un'altra possibilità di spiegazione: il dolore della vedova, come qualcuno ha suggerito, della vedova rimasta sola e che dunque non sopporta il peso, come l'asina stessa, dell'assenza del marito. Un'altra possibilità, qualcuno ha suggerito che quelle strane scritte Ave Ven possa derivare da una strana lingua inglese che non mi risulta, che non mi ritorna. Io comunque insisto che, sebbene l'asino sia da sempre simbolo di pazienza, deve essersi mosso l'asino, prima era di là la nostra asina, e l'asino è sempre stato simbolo di pazienza proprio perché era considerato l'animale che più sopportava le angherie dell'uomo, che lo sfruttava come una bestia da tiro e da fatica. E dunque che rimanesse l'idea, a mio avviso forse troppo elaborata, ma di carattere umanistico, come in fondo si stava diffondendo in quegli anni anche da queste parti, che derivasse dunque o da Apuleio oppure da Esopo, secondo i due racconti che avevo fatto precedentemente. E vi presento Sulchi da Sant'Agata, grande mangiatrice di panini a prestito e anche a sbaffo.